ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Vote4Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua per fare un altro gameplay, però stavolta sulla Play 4. Ragazzi, come vedete abbiamo un joystick molto sbrilluccicoso e molto luminoso. Siamo su Blacklight Retribution, ragazzi. È un free to play che c'è per la PlayStation 4. Ho provato a scaricarlo proprio perché era free to play e ci sto giocando da qualche ora e non sembra male. C'ha qualche bug, forse un bel po' di bug che adesso ne andremo a parlare insieme. Allora, premessa, se vedete che guardo un po' in alto è perché ho la TV cioè appesa al muro sopra il monitor, quindi è normale, ragazzi. Seconda cosa, io agli FPS con il joystick non ci so giocare, quindi l'obiettivo di quest'oggi sarà non arrivare ultimi, e sarà già una buona cosa se non arriveremo ultimi. Quindi ragazzi, fate il tipo per me, perché sarà veramente dura. L'importante è che uccideremo almeno qualche nemico, così, giusto per, no? Buono, dai. Intanto bisogna trovarli i nemici, perché io qui sto girando molto a random. Ok, mi sono quasi preso. Eccolo dietro. Ecco, sono caduto davanti a un nemico, mi sembra giusto. Ecco, una cosa che mi sta già sulle balle è che ci sono 5 secondi ogni volta che per respawnare, non è come COD, vabbè, è tipo più come Battlefield, che c'è il tempo per respawnare. Comunque ragazzi, il gioco è fatto bene per essere un free to play, è molto assomigliante, no, in realtà con PlanetSide 2 non ci assomigliamo niente, per niente. Ci sono un casino di bug, però dovuti... Mamma mia, è uno andato! Ci sono tantissimi bug dovuti ai per colpa dei server, proprio i server sono fatti di merda, infatti lagga. Guarda che cosa. Dove sei? Dov'è? Vieni qui, amico mio. Stai dietro. Vabbè. Stavo dicendo, ci sono un casino di bug dovuti al colpa dei server, infatti lagga. I nemici laggano, sì, proprio vanno. Si teletrasportano da una parte all'altra come se niente fosse. Infatti è delle volte veramente impossibile ucciderli. Però ragazzi, è un free to play, cioè non possiamo farci niente. Intanto abbiamo già fatto di fuori due, quindi non vorrei dire. Sta venendo fuori il pro game. Le mappe ovviamente, ragazzi, non le conosco, quindi è tutta una cosa random, perché è poco che ci gioco. E il potere lo potete attivare una volta sola, ogni volta che respawnate. Mamma mia, long shot, ragazzi, long shot. Lanciafiamme disponibile nel deposito. Dov'è il deposito, ragazzi? Non sono ancora pro di sto gioco, così però ho visto uno. Mori, mamma mia. Non ho mai fatto una partita così pro, ragazzi, ve lo giuro. Le ultime partite che avevo fatto era una merda più totale. Sono tutti i nemici. Esci da sta cosa. Ok. Ah, basta che ripremo. Se io ripremo, mi esce dal chiamiamolo potere. Lo chiamo potere, ragazzi. Se qualcuno di voi è pro di questo gioco. Oh mio dio, non lo dica. Io ritorno qui, che prima avevo fatto uno di quei long shot della Madonna. Comunque, la grafica è veramente ben fatta, ragazzi, mi sembra. Per essere, ripeto, è sempre un free to play, ce lo potete trovare gratuitamente. Muori. Sì, vabbè, questo qui l'ho guardato prima di sparargli almeno 20 minuti. Stavo dicendo che questo gioco lo potete trovare gratuitamente sul PSN. Andate nella sezione tutti i giochi e trovate Blacklight Retribution come gratuito. E ve lo potete scaricare tranquillamente, pesa tipo 4 giga. Poi io ho scaricato un aggiornamento di 8. Però vabbè, ci ho messo un bel po' a scaricarlo, però vabbè, mi sembra che ne vale la pena, anche perché io sto notando, ragazzi, che per la Play 4 dei gran titoli non ce ne sono, cioè di esclusive, dico. Muori. Ok, lo assist. Oltre ai vari Killzone, che è un'esclusiva PS4, oppure c'è The Last of Us Remastered adesso. The Last of Us Remastered, oppure cosa c'è ancora, ragazzi, di grandi, dovrebbe uscire Drive Club. Questo qui non fa fuggire. Dovrebbe uscire Drive Club, ragazzi, tipo il 14 ottobre. Però se ci pensate, l'Xbox più o meno sono uscite nello stesso periodo, però l'Xbox ha già tante esclusive in più.
Poi lasciate stare che adesso magari molti giochi per Xbox usciranno anche per PC, tipo Dead Rising, oppure mi hanno detto anche Rise. Non si sa ancora quando. Cioè, Dead Rising dovrebbe uscire a breve, tipo il 5 settembre. Magari vi porterò anche qualche gameplay. Però infatti ci stavo pensando, è un po' che ci penso di passare a Xbox, cioè, oppure comunque di risparmiare qualche soldo e acquistarmi un Xbox. Tanto bene o male i titoli che ci sono su I titoli che ci sono su Xbox One ci sono anche su PS4, quindi c'è i vari titoli COD, Battlefield, che anche, vabbè, quelli lì acquisterò per il PC, però per dire, i giochi classici ci sono sia su una che l'altra. Quindi anche vendere la PS4 magari non. Quella sono scatto. Cioè, non venitemi a dire che la PS4 è meglio perché ha l'hardware più potente. Alla fine secondo me, ragazzi, sono tutte cavolate, non è. Cioè, non si sente. Magari la differenza si sente, ma sì, ma pochissimo. Io intanto mi sto perdendo per la. Pietro! Dov'è? Eccolo! Muori! Non è morto. Ho il cazzo. Rana! Non ci posso credere dire. Quindi ragazzi, vi farò, in pratica vi farò sapere se acquisterò il Xbox One, fine. Però può darsi, ormai sono quasi convinto. Oppure devo solo pensare se vendere la PS4 prima o se può tenerle entrambe in pratica. Magari scrivetemelo qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Intanto stiamo vincendo, sì, di poco. È una partita molto equilibrata. E stiamo facendo una cosa. Perché non posso entrare nel. Come faccio nel mostro? Perché è mio? Questo qui l'ho visto, è mio. Le! Mamma mia, le skill di Carlo. Dai, dai che faccia la strage. C'è un altro. Ho visto il nome. Mi sta sparando, mi sa anche lui, evidentemente. Dove cacchio eri? Si è buggato tutto. Vabbè, comunque sia. Torniamo a noi, concentriamoci e ricordiamoci che non dobbiamo arrivare ultimi. L'obiettivo di questa partita è che non so quanto sto facendo. Perché non posso entrare e vedere quanto sto facendo? Non mi fa entrare. Non so perché. Sì, adesso mi inizio a concentrare perché sono morto troppe volte di fila. Il gioco in sé, ragazzi, assomiglia molto ai classici, al classico COD, perché è abbastanza frenetico, comunque si fa sempre qualche piedi per queste mappe che non sono grandissime. Però devo dire che sono studiate abbastanza morto, ma abbastanza bene. Quindi sì, è un gioco ben fatto per essere un free to play, lo ripeto e lo ripeterò. A parte per se. Oh, cacchio, è quel coso enorme lì sopra! E io intanto ce n'avevo uno di chiaro. Se loro migliorassero un po' i server, ragazzi, in modo da fare. Magari lo vedete anche voi che è un po' lag. Cioè, li vedete i nemici che non girano come sugli FPS che conosciamo tutti, quelli COD e Battlefield. Intanto devo andare a fare. Se loro migliorassero questa cosa qui, magari diventa anche un gioco abbastanza ben fatto. Un bel gameplay. Sì, vabbè, ma quel coso enorme! Che cacchio è! Lo voglio anch'io! Matti! XXXX1999XXXDXDXD. Molto truxo. Molto truxo. Non c'ho tipo un lanciar. No, non ce l'ho un lanciarazzi per tirar giù qualcosa. O magari sì, lì sono un abbetto di livello 1, penso. O forse di livello 0. Là sono i nemici. Salta. Bravissimo, ci ho fatto mai bestia, salta. Allora, ci vuole della carne. Sollevamento morale. Se non varando, ragazzi, non so se stiamo dando. Tipo qui mi sa che c'è qualcosa enorme. No? Quelli sono alleati. Ma chi stanno sparando? Ah, ma sono là gli enemy. Granata! Ce ne uccido uno con la granata. No, no, dov'è? Dov'è? Di fianco a me. Voi l'avete visto? Da dove cacchio è spuntato fuori questo? Questo è quello che vi dico dei server, che non sono precisi. Cioè, il ping mi sembra abbastanza alto dei server, però vabbè. E non sono io, non è la mia connessione, perché io vado bene. Intanto è finita la partita praticamente, mancano 15 secondi. Speriamo di non essere arrivati ultimi, proviamo a fare l'ultima kill, raga. Dai, corri. 9 secondi per fare l'ultima kill, vai. Vai, l'ho visto.
scherzavo. 3 secondi. È finita la partita. Abbiamo perso. E siamo arrivati ultimi. Dai, quindi no. Non siamo tra i primi tre. Terzo ultimi, ragazzi. 7 kill, 12 morti. Ratio quasi 0,5. Quasi 0,5. Più di 0,5. Più di 0,5, quasi 0,6. Quindi siamo perfetti. Ragazzi, la partita è finita. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne volete altri di questo genere su questo gioco, in attesa che escano nuovi giochi quali COD Battlefield fra mesi, perché uscirà a gennaio. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo gioco, se anche voi ce l'avete, se l'avete scaricato, ci giocate, tutto qua sotto nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per supportarci al 100%. Ragazzi, io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!